Buonasera amici della Legge nel Pallone, benvenuti alla decima giornata che vede di fronte Bonelli Erede di LA Piper. Vediamo chi avrà la meglio. Qui tocco lungo, colpo al volo, cercato da Catapano. Qui conclusione, Giustignani non si fa sorprendere e poi torna sul pallone. Sento qua, attenzione, destro in porta di Catapano che non può sbagliare. Conclusione col destro, splendida risposta di Giustignani. Conclusione in porta, è ancora bravissimo Giustignani a salvare su Astolfi. Uno contro uno, Shortino col destro incredibilmente manda fuori. Shortino va in porta col destro, Giuffre con una grande parata di piede. Tocco per il numero 2 che va in porta col destro e trova il raddoppio, 2-0, conclusione precisissima. Qui conclusione verso la porta, e Giustignani la tocca in calcio d'angolo. Ciglio ancora, solo andato a partire, Ciglio destro, arriva il 3-0 con la doppietta di Ciglio. Conclusione col destro, fuori di nulla, destra in porta, ed è un gol bellissimo quello siglato da Paolelli. Tomassini va col destro e para Giustignani, para Giustignani. Qui grande parata ancora di Giustignani su Tomassini. Finisce così 3-1 per Bonelli Erede, un successo che porta la squadra di casa a quota 16 punti. LA Piper che ha fatto una prestazione coraggiosa, rimane a quota 4. Allora, siamo qua con Giustignani di Bonelli Erede. Oggi partita difficile, con un clima difficile. Alla fine però l'avete portata a casa, un rigore parato, un po' di sofferenza. Come l'hai vista? Beh, faceva molto caldo e quindi il ritmo è stato lento. No, peccato qualche litigio di troppo, però una bella partita maschia sotto un clima, insomma, da calcio inglese, via. Due belle squadre, una bella partita. Il rigore parato a Tomassini è stato un bel momento. Me lo conosco da 20 anni e quindi insomma sapevo dove tirava. Esatto, esatto, esatto. Allora siamo qua con Giuffre e il dirigente Franzelli di LA Piper. Oggi partita alla fine un po' combattuta, maschia come ha detto Giustignani. Qualche episodio che magari non vi ha proprio favorito, però alla fine questo è il calcio. Ma noi non parliamo degli arbitri, non lo riteniamo opportuno, sicuramente è stata una partita combattuta, però direi dibattuta, no? Vista la professione, ma certamente un grande spot per il calcio, ecco. Siamo divertiti tutti e c'è da fare i complimenti ai ragazzi, diciamo. E da Giuffre in porta ti abbiamo visto fare delle cose incredibili, nonostante... Oggi per chi mi conosce sa che è un ruolo un po' atipico, però diciamo oneri e onori del ruolo di capitano, quindi mi è toccato giocare in porta e mi sono divertito insieme ai ragazzi. Allora chiedevo al dirigente come l'ha visto, perché io ho visto una reattività veramente incredibile. Vabbè, nel 2022 i portieri devono essere tecnici, no? Lo sappiamo e noi abbiamo fatto questa scelta. Non ha pagato! Non è andata come volevamo, però va bene perché è stata... No, dico, 3-1 comunque è stata una partita combattuta, non credo che abbiano perso per colpa mia, ragazzi. Perfetto, grazie ragazzi, alla prossima. Grazie.